come imparare a respirare in 5 mosse. Primo, prendere la macchina. Secondo, arrivare in un parco che si chiama Villa Panfili. Terzo, fare 2 chilometri per arrivare in un posto dove ci sono una decina di alberi in tondo e mettersi al centro e cominciare ad ascoltarsi. Questo sarà l'esercizio di oggi a Villa Panfili, dove andrò ad allenare i 5 sensi. Mi attacco sempre alla vela, ai suoi benefici, il mare, imparare a leggere quello che sta accadendo. E la cosa bellissima che si può fare anche in tante altre maniere. Oggi lo farò a Villa Panfili, in un posto particolare che poi ve lo farò scoprire, un posto molto energetico, dove lavoreremo sul quantum, l'energia che ci fa vivere, il movimento crea energia. Quindi andremo a lavorare sulla, in questo caso, la mia frequenza, per incontrare persone con la stessa frequenza. Bene. Alle mie spalle una panchina solitaria in un prato pieno di margherite. Quindi oggi stiamo aspettando che arriva il sole per fare questo esercizio di respirazione in questo punto di Villa Panfili, dove c'è una bellissima energia. Lo utilizzo da quando lessi tanti anni fa la profezia di Celestino, spero che qualcuno se lo ricordi, dove andavamo a creare consapevolezza attraverso l'aurea sia delle piante e poi delle persone. Però andiamo grado per grado, vediamo un po' finché posso raccontare per gli appassionati di questa tecnica che ci aiuta a visualizzare e a fare quello che vogliamo essere nella nostra vita. Bene, proseguiamo e seguitemi. La Panfili, uno degli alberi più secolari che io conosco, è questa bestia verso di me. Se io alzo leggermente, ma le proporzioni potremmo averle ancora meglio se io mi metto di prospetto. Prende tutta quanta la telecamera, eccolo qua, questo è veramente una bestia di albero e non sapete quante volte l'ho abbracciato da ragazzo, tantissime volte. Bene, proseguiamo. Il laghetto di Villa Panfili è un'oasi naturalistica meravigliosa, dove ci sono veramente tanti animali di tutti i tipi. Poi ultimamente le famose tartarughe, che non so che cosa hanno fatto, credo che siano anche diminuite, perché c'è stato un certo punto era invasa da questa tartaruga non autoctona ma importata da qualcuno che ha creato dei problemi all'ecosistema della villa. Bene, eccolo qua, ci sono delle papere in questo lato, adesso vedremo dall'altra parte che cosa potremo vedere del laghetto. Poi ecco, mi sono accorto gli interventi che hanno realizzato per le tartarughe. Vedete questa isola
Adesso è stata rinforzata con delle pietre, ma prima era piena di buchi e piena di tartarughe. Lo spettacolo rimane sempre affascinante. Ma proseguiamo, andiamo a vedere il posto energetico che ve ne sto parlando tantissimo. Fontana, nello spazio dedicato allo sport, c'è un gruppo di alberi, eccolo là, da qui si vede meglio, e adesso andiamo dentro il cerchio degli alberi energetici che ci sono qui a Villa Vanfili. Non è un giorno, sono tanti anni, non sono solamente io a conoscere questo posto, però volevo condividere con voi dei segreti che delle volte siamo distratti e se vogliamo imparare a respirare, questo secondo me è il posto più giusto per farlo. A posizionare la telecamera su un albero, poi vi farò vedere la fotografia di come l'ho attaccato, però va molto molto bene. Quindi siamo arrivati in questo posto che è molto spirituale, molto energetico e l'esercizio, anzi gli esercizi che c'è da fare è in due fasi. Allora, la prima fase è molto 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 semplice, ragazzi, non è che è complicato. Quando vi capiterà una passeggiata a Villa Pamphilj, venite in questo posto, bastano 5 minuti di mettersi al centro del cerchio e respirare con due respiri profondi e 5 normali, quindi aspiriamo e poi ne facciamo due un po' più profondi per 5 minuti, nient'altro. Se riuscite a concentrarvi su questo è importante. C'ho il telefono che si muove perché è proprio attaccato a uno degli alberi con un nastro per farvi capire. E quindi nel momento che noi abbiamo fatto due respiri profondi e cinque piccoli, per riprendere un attimo, con gli occhi aperti possiamo stare tranquillamente ascoltando quello che ci circonda, non è altro che iniziare ad allenarsi per raggiungere. Finito i 5 minuti, ci dovremmo spostare, io adesso poi vi faccio vedere, spostare proprio fisicamente fuori dal cerchio e guardare questo nucleo di alberi con il profilo nel cielo azzurro. Ok? In base al sole noi possiamo guardare tra l'albero, il blu e il contorno degli alberi. Allora, nel momento che impariamo come si vede questa cosa qua, poi lo impariamo anche senza fare altri aggettivi. Allora, è mettere gli occhi leggermente strabici per vedere questa aurea dell'albero che è grigia, è come una polvere, che si muove e basta. Quindi è di una semplicità sconvolgente. Le prime volte sicuramente non ti viene, devi solamente aiutarti piegando leggermente gli occhi. Quante volte per scherzare abbiamo incrociato gli occhi? Non deve essere tantissimo, deve essere molto leggero e guardare in controluce tra gli alberi e l'azzurro del cielo. Quindi adesso provate.
o quando sarete qui, ma potete anche provarlo in altre situazioni dove c'è l'azzurro del cielo, un albero e la controluce. Quindi grazie della giornata, oggi continuo la mia spiritualità, ma poi volevo fare questo annuncio, dato che oggi è una giornata di vacanza, vi volevo ricordare l'uscita del libro, eccolo qua, perfetto, corso base AI Extension, tutte le tecniche per imparare a estendere i capelli. Poi dentro il libro c'è un bellissimo codice che tu con il telefonino e potrai andare a visionare dei video tutorial, non solamente iscritto dentro il gruppo Calori Group Academy per migliorare la tecnica. Poi abbiamo anche quest'altro che è come migliorare l'autostima partendo dai capelli, è un libro rivolto verso la cliente per rieducarla che dietro l'allungamento dei capelli quali sono le emozioni che ci sono dietro l'allungamento dei capelli. E quindi lo trovate in Amazon o sotto la descrizione di questo video troverete il link. Bene, vi ringrazio con un telefono attaccato provvisorio, molto simpatico, con le chiavi di casa, con uno degli anelli ho infilato la custodia e poi con una chiave ho trovato un buco naturale senza alterare niente qui in questa parte naturalistica e quindi ho il telefonino che si muove solamente per il vento, però credo che possa anche andare a livello informativo che ci sono tanti modi per essere felici. Intanto iniziamo la visualizzazione e l'aurea per respirare, per vedere. Ok, grazie da Villa Pamphili, Francesco Callori, vi auguro buona giornata a tutti quanti. Se avete dei dubbi, c'è il mio numero di telefono, chiamatemi e se volete partecipare, chiamatemi sempre. Ciao!